Buonasera, buonasera da Los Angeles. Oggi tra Milano e Los Angeles abbiamo costituito una sorta di continuità ideale, perché insieme affrontiamo lo stesso argomento, in sostanza in contemporanea, che è l'argomento della responsabilità e della salute nell'alimentazione. Lo facciamo attraverso due eventi che si svolgono qui a Los Angeles, Nutritaly, e a Milano invece il vostro tema sul vostro evento sulla responsabilità alimentare attraverso il messaggio che viene veicolato dal cinema e dai mezzi di comunicazione. Vorrei innanzitutto ringraziare il dottor Di Gian Domenico e il consorzio Wilford perché ci hanno dato questa possibilità e perché hanno accettato insieme a noi di svolgere in sostanza una manifestazione unitaria, seppure attraverso due momenti diversi in due città diverse. Italia e California del Sud, perché insieme? Perché Milano e Los Angeles? Innanzitutto Italia e Southern California, California del Sud, condividono un'enfasi sui temi dello stile di vita, un'enfasi sul food come componente cruciale dello stile di vita. E l'Italia in particolare esercita una leadership in questo settore, una leadership a livello internazionale che qui in California è riconosciuta e apprezzata da tutti. La nostra cucina con la nostra creatività alimentano ristoranti, catene di distribuzione, network televisivi, eccetera. Quindi diciamo che è una tradizione che ci viene riconosciuta da tantissimo tempo, ma che è evoluta nello stesso tempo, passando, diciamo, da una accezione soprattutto etnica come patrimonio che gli italoamericani portavano venendo dall'Italia, ha appunto, come dicevo prima, una percezione di componente essenziale di uno stile di vita, il cibo come italianità e il cibo come espressione, come una delle espressioni insieme al design, insieme all'architettura, insieme alla moda di questo stile di vita che qui si apprezza così tanto. E la stessa California del Sud qui a livello, diciamo, nazionale, americano, ha sempre esercitato una leadership su questi temi. Man mano che è venuta fuori questa sensibilizzazione, questa consapevolezza dell'importanza di un'alimentazione sana e responsabile, la California, come Stato, ha passato delle normative, delle legislazioni che tese appunto a promuovere questo, a promuovere questi precetti. L'ho fatto per esempio con la legislazione sulla obbligatorietà della pubblicazione della composizione calorica nei ristoranti, nelle catene di ristorazione con più di 20 ristoranti a livello in tutto lo Stato. E lo fa anche attraverso la mobilitazione quotidiana della sua società civile. Ma lo fa soprattutto con la comunicazione, perché Los Angeles è un centro, è il centro più importante della comunicazione nel mondo. Los Angeles è il centro dell'audiovisivo ed è il centro del cinema. E il cinema, come oggi la vostra stessa, il vostro evento, la vostra manifestazione a Milano, sta indicando, il cinema è un veicolo fondamentale per diffondere questi precetti di alimentazione sana e responsabile. Assistiamo oggi ad una proliferazione, infatti, di documentari specializzati, ad esempio, che sono una novità. Documentari come Food Incorporated, oppure King Corn, oppure Super Size Me, The Future of Food, sono tutti espressione di questa ricerca investigativa che a Hollywood ha preso piede e si sta sempre più sviluppando sull'importanza del cibo e sull'importanza dell'alimentazione sana e responsabile e sull'importanza di cambiare gli stili di vita alimentari attraverso appunto questo metodo investigativo che si sta sviluppando sempre più. Ma non sono solamente documentari investigativi che puntano l'attenzione su questi argomenti. Ci sono delle catene dei network specializzati che stanno proliferando sempre più in questi ultimi anni in tutti gli Stati Uniti, ma c'è soprattutto, diciamo, un'attenzione che viene data in
tutta la programmazione, o comunque in buona parte della programmazione, della produzione di Hollywood, sia di sitcoms che di film, eccetera, diciamo, volta a evidenziare e promuovere comportamenti responsabili nell'alimentazione, cose che vengono fatte anche in maniera meno evidente, in maniera più, diciamo, sotterranea, ma vengono fatti proprio come si faceva prima per scoraggiare il fumo. Oggi si fa per promuovere l'alimentazione responsabile e sana. E lo stesso in Italia nel cinema si è passati dal cibo come strumento di soddisfazione estrema dei sensi, come la grande abbuffata, si è passati invece a produzioni e film che invece promuovono uno stile di vita più responsabile, uno stile di vita più sano. La terra madre di Olmi, Il vento fa il suo giro, piuttosto che Le mine vaganti, Pranzo di Ferragosto, sono tutti film che danno spazio a questo tipo di comportamenti virtuosi, diciamo. Ma non si tratta solamente di cinema e di comunicazione. Oggi, per esempio, comunque a Los Angeles abbiamo, in questa manifestazione che facciamo, abbiamo una presenza straordinaria di bloggers. Intendiamo infatti utilizzare anche i social network, intendiamo utilizzare le nuove comunicazioni, le nuove tecnologie di comunicazione per promuovere questi comportamenti virtuosi nell'alimentazione. Dicevo, non si tratta solo di questo, si tratta anche di coinvolgere le istituzioni. E gli Stati Uniti, con la campagna Let's Move che ha promosso la Casa Bianca e la First Lady in persona, lo stanno facendo in maniera evidente. Lo fanno mettendo l'accento sull'infanzia, l'infanzia come primo gradino per affrontare, per promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza di un'alimentazione sana e responsabile. E lo fanno intervenendo nelle scuole, intervenendo in tutti i luoghi dove l'infanzia si nutre, dove l'infanzia acquisisce la sua cultura dell'alimentazione. E lo fanno creando il contesto affinché le famiglie stesse siano consapevoli e si rendano conto di quanto è importante, non solamente cibare i bambini, fare in modo che i bambini si nutrano in maniera responsabile, ma anche che i bambini stessi siano consapevoli di quanto questo sia importante. E noi stessi lo abbiamo fatto nella rete diplomatica italiana negli Stati Uniti, lo abbiamo fatto in diversi modi, stabilendo anche un collegamento con le istituzioni americane e con le associazioni americane che di questo si occupano. Lo abbiamo fatto con il seminario su Global Health che si è svolto in ambasciata, grazie anche alla leadership dell'attuale ministro degli esteri, che all'epoca era ambasciatore a Washington e che appunto in ottobre ha promosso questo importante convegno con la partecipazione dei principali scienziati, nutrizionisti e operatori del settore. E oggi con Nutritali vogliamo continuare questo discorso a Los Angeles, vogliamo continuare a dibattere, approfondire questi temi, ma soprattutto a diffondere il messaggio, sull'importanza di un'alimentazione sana, a diffondere il messaggio sull'alimentazione come elemento cruciale dello stile di vita e come elemento importante anche dell'immagine dell'Italia. L'Italia esportatrice di tanto, ma esportatrice anche di food, esportatrice di dieta mediterranea, esportatrice di una cultura del cibo nuova, sana e responsabile. Con questo vi ringrazio, vi saluto, ringrazio ancora il Wilford Consortium e il dottor Di Giandomenico per averci dato questa opportunità e per aver stabilito questa continuità tra Milano e Los Angeles. Grazie a tutti.